caro cucinoso, si stava tanto bene sul mare di Sori la settimana scorsa e adesso capirà che viaggio in Liguria a 100 metri dalla sede di Primo Canale. Beh, cosa vuol dire? Là ci sono delle bellezze straordinarie, c'era un bel clima, oggi il clima è un pochino più... E dove va con lo zaino lei? Ha detto che dobbiamo andare a girare per i monti tutto il giorno e io mi sono attrezzato. Siamo a Palazzo Ducale, siamo a Piazza De Ferrari, lo spieghiamo ai nostri telespettatori perché andiamo anche alla scoperta di Anci. 15 giorni fa abbiamo detto che avremmo fatto trasmissioni sul territorio per le aree interne, scoprendo da prima quella del Savonese. Intanto Anci lei lo sa dov'è? No. Ecco, deve sede essere... Anci no. Deve essere da queste parti. Andiamo a cercare intanto Pierluigi Vinai e vedere che mappa ci ha riservato per oggi. Benissimo, vediamo, noi io siamo attrezzati per tutto. Qualche paura, nonostante il suo zaino, l'avrei. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Io già il fatto di andare entroterra mi mette gioia, poi vediamo. Alla scoperta di Anci se la troviamo. E allora, questa Anci l'abbiamo trovata e abbiamo trovato anche chi comanda qui, Pierluigi Vinai, buongiorno. Buongiorno. Allora, la qualifica di Pierluigi Vinai all'interno di Anci è capo supremo? No, direttore basta. Il cucinosofo era preoccupato, lo vede, con zaino in spalla per questa lunga giornata per noi, così si prospetta, ma soprattutto la mappa. Sì, ecco, questa... Dove andiamo? Questa è la nostra Liguria e in particolar modo oggi ci occupiamo di un'area interna che è questa, quella che salendo da Stella ci porterà a Sassello, quindi a Urbe, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Mele. Questa è l'area interna del Bei Guasol. Ha compreso? Tutto in giornata. Beh, un bel giro, ma sa, si chiama viaggio, quindi... Un viaggio in Liguria, di fatto quella è l'area interna del Savonese. Invece poi tra due settimane andremo in quella del Genovesato. Ma credo che prima di partire in questo viaggio per un'associazione come la vostra che si chiama Anci e guarda i comuni liguri, una parola vada spesa per quelle terre là invece. Sì, abbiamo avuto l'ennesima batosta, purtroppo la nostra Liguria sembra destinata ogni tanto a dover subire queste legnate così pesanti. E quando ci eravamo visti a viaggio in Liguria due settimane fa a rappresentare proprio le aree interne c'era il sindaco di Mendatica. Il sindaco di Mendatica che proprio nelle ore scorse ha avuto questa terribile vicenda di queste villette, di queste case che stanno franando, di questa frana così importante che ora si sta estendendo anche a Pornassio. Pornassio è un altro comune sempre dell'Alta Valle Roscia, quindi insomma una situazione molto delicata, molto preoccupante, siamo molto vicini a loro, ci siamo sentiti. In queste ore è evidente che tutto quello che si può fare soprattutto per agevolare il recupero del territorio, noi dobbiamo farlo, tanto per cominciare sburocratizzando, che è un tema che credo poi voi troverete sul territorio più volte. Allora, Rossi, si parte attraverso gli 8 comuni dell'area interna del Savonese e poi se arriviamo vivi, crociamo le dita. Scusi, per pazienza, o ci tirano oppure... Qui, stasera, per i commenti con Pierluigi Vinai, tanto lei fa 12 ore qui dentro, no? Assolutamente sì. Bene, il viaggio può partire, prima tappa, mi pare di capire, Stella. Stella. Via. Sergio Rossi, la prima tappa è a Stella di questo percorso a ostacoli, di questa volata attraverso l'Appennino e a darci il benvenuto c'è tutto il paese rappresentato dal sindaco Marina Lombardi e... Dall'assessore dottor Lacrasto e da, come dire, un personaggio... Il vero sindaco. Il vero sindaco di Stella. Che sì. Si chiama? Gallo Silvio. Silvio Gallo. Professione? Agricoltore, con la maiuscola, allevatore, anche insomma, è quello che si può, in lui si identifica quella che è la vera identità, per usare un gioco di parole, del nostro territorio. E allora, questo è un viaggio, una trasmissione, come abbiamo detto in premessa, dedicata alle aree interne, quella del Beigua parte da qui, parte da Stella. Caro Rossi, cosa vi aspettate da questi soldi che arrivano sul territorio? Ma, guardi, io credo che sia doveroso riconoscere quello che è lo spirito con cui sono stati assegnati e per il quale si deve lavorare e investire. Quello di creare una maggiorità di questi territori, che insomma, visti un po' così, hanno poco di omogeneo, ma proprio perché, come dicevo prima, la nostra identità, che è quella rurale, che è quella agricola, deve essere un valore aggiunto, non una penalità. Ecco sindaco, questa trasmissione serve anche per far scoprire i territori magari talvolta nascosti, ma per far scoprire anche piccole botteghe che di fatto tengono aperta una luce. Intanto qui dove siamo? Noi siamo nel sul sacrato della chiesa di San Giovanni, che tutti oramai conoscono e riconoscono perché insomma Stella oramai è sinonimo di Pertini, per cui... Qui dietro la casa natale.
Sì, qua proprio dietro la chiesa c'è la casa natale di Sandro Pertini. E allora, se pigia bronchite chi è? Bronco polmonite. Sergio Rossi, l'agricoltura da queste parti deve essere una roba eroica. Dice lui, vai. L'agricoltura da queste parti, come in tutte le parti delle zone montane, è stata abbandonata, è stato un declino. C'è ancora qualcuno che ha tenuto duro, ha fatto quello che ha potuto, ha mantenuto certe usanze con il buon senso, tanto lavoro, guadagni sono quelli che sono. Cosa ci vorrebbe per non far morire del tutto questi paesi? È un altro cervello a Roma. È possibile? Sì, io credo che ci sono tutte i segnali ci sono, e ci sono anche dei giovani, perché proprio su Stella abbiamo delle realtà, delle nuove nascenti cooperative che si stanno avvicinando a quello che è l'attività contadina, e meno male abbiamo ancora persone come Silvio che possono trasmettere quelle che sono anche le esperienze e il come. E allora, e Gallette De Pertini come su? Gallette per te non lo facciamo, li fa qui il panettiere Visca, che anche lui ha 60 anni di praticità di panettiere, anche lui era un vecchio contadino che poi ha girato, diciamo, il mestiere. Le gallette sono ottime, buone, speriamo che lì il figlio e la figlia possano mantenere ancora la tradizione per altrettanto come ha fatto il papà. Andiamo a farci raccontare, intanto prendiamo un po', come dire, un po' di riscaldamento. Un po' meno vento. Insieme all'assessore, insieme al sindaco, a scoprire le gallette e tanto altro di Stella. Allora, certamente meglio al coperto che in piazza. In questa giornata siamo arrivati nel forno, mi pare di capire. Sì, l'antico forno di Stella San Giovanni. E lì c'è la famiglia che porta avanti una tradizione, e ovviamente fornai con fornai, perché il passato del cucinosofo, lo ricordiamo sempre, è quello in mezzo al pane. Allora certo, si sente a casa. Meno male, sono tutti ex colleghi. E allora c'è una signorina che si chiama? Signora, come si chiama? Teresa. Teresa, e poi? Antonella. Vincenzo. Allora, qui c'è da spiegare quello che si diceva prima in piazza, ossia le gallette di Pertini. Sì, queste sono le gallette, insomma, 50 anni sono nati, direi, che le gallette vengono prodotte nello stesso modo, con la stessa attenzione e tradizione, e sono sicuramente quelle che ricordava a volte Pertini. Allora, se le fa raccontare lei, Rossi? Sì, ma da chi ce le facciamo raccontare? Veda un po'. No, queste gallettine vengono fatte da 55 anni, perché noi abbiamo avuto il forno per 50 anni qui vicino da un'altra parte, e sono 5 anni che siamo qua. E la ricetta è sempre la stessa, con il limone ancora grattugiato a mano, ed è una pasta molto ricca, infatti fino a 5 anni fa la facevamo a mano con gli stampini, perché non riuscivamo proprio a trovare un macchinario che riuscisse a lavorare questa pasta. Poi adesso finalmente l'abbiamo trovato, però la ricetta è sempre la stessa, e quelle al cioccolato le facciamo ancora a mano. Beh, mi sembra una bella storia, Rossi. E come, anche è bello questo discorso di avere la necessità di farne di più, e quindi di cercare un macchinario che, rispettando l'impasto, faccia solo la parte tecnica, quindi non cambia niente. Assessore, forse non si sa, ma la stella non è uno, quanto sono le stelle? Le stelle sono 5, è la particolarità di questo comune, sostanzialmente essere la somma di 5 paesi, ognuno con la sua identità, ognuno con le sue caratteristiche, con i suoi valori. Ecco, qui siamo a San Giovanni, loro sono e rappresentano di fatto la bottega. Certamente, questo è un luogo che ha un'identità molto forte in questo paese, in questa frazione, diciamo. Quindi è un posto che la gente riconosce, e che la gente che anche arriva da fuori può riconoscere. Ecco. Vorrà mica assaggiarle? Non lo so, secondo lei? Certamente. Facciamo così allora, sigletta, sindaco, andiamo qui vicino, che mi dite esserci la farmacia, altro punto di ritrovo. Perché noi abbiamo una farmacia che non cura solo i malanni, ma cura anche lo spirito. E in viaggio 20 metri magari gustiamo una galletta. Va bene. Sigletta, farmacia, grazie dell'accoglienza. I 20 metri l'abbiamo fatti, le gallette com'erano? Buone, ottime, non buone. Ma perché le guarda sempre me, sembra che sono l'unico che mangia. Veda lei, quando siamo dentro si dice solo il conduttore che parla. Farmacia presieduta, sindaco, da questo signore che si chiama? Sicardi, Paolo. Paolo di Stella. L'unica farmacia delle 5 stelle, anche se l'assessore dice che sta pensando all'annessione di Sassello per togliere ogni tipo di riferimento politico, è vero? Sarebbe una cosa forse un po' al di fuori delle nostre possibilità. Chiediamo a Buschiazzo dopo se è d'accordo oppure no. Anche un po' di idea, eh?
Ivrea, si può dichiarare guerra. Anche quello, c'è anche Ponte Ivrea. Farmacia che la sindaco diceva essere un po' il ritrovo del paese. Ma diventa sì, è un punto di riferimento, anche perché sono, penso, una farmacia abbastanza tipica. Ha un orario decisamente prolungato, perché spesso anche alle 10 di sera si vedono ancora le luci. Anche alle 10. Sì, diciamo che l'orario ufficiale sarebbe alle 9, però ti telefonano, ti chiamano, vogliono consiglio, manca questo in supporto anche a quello che può essere il medico che ti telefona, e quindi diciamo arriva la ricetta all'ultimo e diamo. E poi avete una specialità particolare? Diciamo una specialità particolare è su una vecchia ricetta magistrale che lavora sullo stomaco. Ora diciamo con l'avvento di parecchi medicinali per lo stomaco diciamo si sta perdendo un po', però diciamo, come supporto per i medici che le conoscono, ci fanno le ricette, noi riusciamo ancora a tenerla in piedi. E qui c'è invece la nuova generazione. Sì, dottoressa Beltrame Alice. Elena, piacere. Che è la figlia. Figlia, che speriamo finisca questo percorso universitario. E allora Rossi, lei diceva c'è anche qualcosa da sottolineare qui. Beh, ma il fatto di avere questa bella cosa radicata anche, e anche con questa ricetta magistrale che ancora conservano, ma in più di avere questa specializzazione verso verso la naturopatia, eccetera, e in più il fatto di avere questi orari, cioè ricordiamoci che i nostri paesi si sono basati su 3-4 persone, il sindaco, il parroco, il farmacista e il maresciallo dei carabinieri, erano questi, ma il farmacista era uno così, cioè certo. Era uno che stava sempre in bottega, era sempre disponibile, eccetera. È una bella cosa sapere che è così. Stiamo raccontando un viaggio in Liguria particolare, dedicato ai paesi del Begue, in riferimento anche al bando che di fatto dovrà portare risorse sul territorio, in ambiti diversi, anche quello della sanità. Qui c'è l'ospedale San Paolo a Savona, credo l'ospedale più vicino. Ci sarà spazio anche per quello che riguarda appunto questo comparto sul nuovo bando? Ma io credo che sia proprio quello che la politica sta cercando di portare avanti. Il non creare cittadini di classe A o di classe B, la sicurezza di avere comunque un primo intervento vicino, ma la possibilità di gestirsi anche a casa quello che può essere a pari dignità, quello che può essere anche perché assistenza. Raggiungere Savona non è facile da Stella non con è il proprio facile, soccorso. Non è facile assolutamente, si è citato prima Sassello, poi ricordiamo anche Urbe, cioè le distanze, la viabilità, la nostra viabilità non è certo. Ormai è cosa conosciuta, non è semplice, va sempre a peggiorare, per cui poter avere delle risorse come queste sul territorio che sicuramente sono un grande aiuto, insomma, fa sì che i nostri paesi anche in questo possano portare avanti tutto quello che è la dignità di certo. Vivere in questi ambienti. Grazie davvero sindaco Sergio Rossi al Secolo Cucinosofo, cucina e non solo, almeno a lui gliela dà la ricetta. A lui un calmante? No. Ecco, vede? Subito, poi me la mangia. No, la ricetta che diceva prima del mal di stomaco. Quella lì sono ricette, sono scritte, quindi non ci sono segreti. Grazie davvero, in bocca al lupo per il futuro, anche per gli ultimi esami. Altra tappa, ancora da Stella, state con noi. Siamo saliti di qualche chilometro, Sergio Rossi, San Martino, ancora Stella, il paese dei gatti e non solo, ma lei è vicino alla mappa. Per forza, oggi qui bisogna che seguiamo le mappe, altrimenti ci perdiamo. Giornata difficile, però le scarpe sono quelle buone, mi pare, no? Sì, direi di sì, si può andare con questo. Sempre in compagnia dell'assessore Locrasto per raccontare San Martino, forse una delle fazioni più storiche, ma anche la fazione della focaccia. Sì, esattamente, qui ci troviamo a San Martino, che appunto storicamente è il luogo dove Stella nasce e si sviluppa. Un luogo strategico, infatti è sempre stato meta di interesse per i genovesi. Ecco. Lei racconta, e lo raccontava prima, mentre ci avviciniamo al fornaio che è meta anche dei genovesi la domenica mattina per la focaccia, una focaccia speciale, lei raccontava il fatto che tanto gli assessori, quanto i sindaci, quanto i cittadini a Stella arrivano per modi differenti.
Certamente, Stella è un posto che ha una alta qualità della vita, in cui il senso della comunità è molto forte, anche la qualità dei rapporti fra persone è ancora evidente, quindi quel rapporto anche un po' di mutualismo tipico dei paesi dell'entroterra c'è. Quindi è un paese che ha un'attrattiva, che rappresenta quindi quella parentesi positiva, no? Contro il logorio della vita moderna per certi versi, un posto che quando ci si arriva a vivere, come nel mio caso, si recupera veramente una condizione anche psicofisica importante. I ciclisti che sfidano il freddo, d'altra parte è meta ed è paese anche per le due ruote, Stella. Qui invece c'è il proprietario del forno, oggi chiuso, mentre registriamo questa trasmissione. Rossi, un suo collega, mi pare di capire. Certo. Ma la vera ricetta della focaccia, per cui partono da Genova, allora, nonostante non ce l'ha... Ogni panettiere ha il suo segreto. Nessuno... Questo l'ho capito col signore. Però, visto che è chiusa oggi, che non ce la fa neanche gustare, almeno far finta di dare la ricetta vera, far finta ovviamente. Ma guardi, io sostengo che io, che lo faccio da 25 anni il panettiere, non saprei mai fare la focaccia come il signore. E lui, sono sicuro che non saprebbe fare come la faccio io. Perché tanto per cominciare cambia. L'aria, l'acqua, il forno, l'attrezzatura, il metodo, qualsiasi cosa, ognuno ha un modo diverso per fare le proprie cose. Quindi la ricetta magari è sempre la stessa, con qualche piccolo accorgimento che posso anche dirti, per carità, però ognuno ha la sua... mano. No, è la mano, ma è la location, tutto fa. Rossi, ringraziamo Pertini, i gatti, il senso di paese, la focaccia e poi cos'altro? Ma come dicevamo, la qualità della vita, l'ambiente, la natura, i sentieri, la vita all'aria aperta, l'agricoltura, insomma abbiamo un grande capitale. Farmacista naturopata. Il farmacista. Questa è Stella, ma da raccontare c'è molto altro in questo viaggio in Liguria, breve pausa e poi sulla mappa cosa c'era scritto? Credo Sassello. Sassello, si sale, dunque pubblicità e arriviamo. Grazie.